Ciao, benvenuto sul mio canale YouTube. Questo è il sesto video della serie Velocizzati in 6 settimane, Run Fast. E siamo giunti all'ultima settimana, e la settimana forse più divertente. Adesso cominciamo a sentirci in forma, quindi se hai seguito il programma fino adesso ti sentirai decisamente meglio. Sicuramente avrai già notato dei miglioramenti nella tua velocità, quindi ti sarai già velocizzato. E andiamo ad affrontare l'ultima settimana, che sarà poi forse la più divertente, e dopo ti spiego un piccolo taper, quindi una come super compensare e arrivare poi a fare i test per vedere, appunto, per testare poi come sei migliorato e a che punto sei arrivato dopo queste 6 settimane di duro lavoro, però vediamo che frutti hanno portato. Quindi, perfetto, cominciamo con descrivere il primo giorno, il giorno 1. Il giorno 1 andiamo in pista, facciamo il nostro warm up, facciamo il nostro stretching dinamico, la mobilità, che mi raccomando sono fondamentali, come fondamentali sono i nostri tre disc che facciamo ogni giorno per imparare quella che è la tecnica, perché la tecnica e la biomeccanica sono veramente importantissimi se vuoi correre veloce, devi correre tecnicamente bene, se no spari via un sacco di energia preziosa, inutilmente, il risultato che ottieni è sicuramente inferiore a quello che potresti ottenere. Io dico sempre che la tecnica in atletica è come avere una Ferrari, una bella Ferrari fiammante con 600 cavalli, e la questione è: o la sai guidare e allora puoi sfruttare i 600 cavalli, ma se non la sai guidare puoi avere 600 cavalli nelle ruote o nelle gambe, ma cioè non vai da nessuna parte, anzi con la Ferrari forse vai a schiattarti contro il muro. Quindi mi raccomando, tecnica, queste sono le cose tre principali quando cominci a fare atletica seriamente e se vuoi correre veloce. Quindi andiamo in pista e dopo il nostro riscaldamento, warm up e stretch dinamico ci facciamo degli ostacoli, mettiamo giù i nostri ostacoli e facciamo degli esercizi tra gli ostacoli. Adesso avrai imparato a farli, già ti sentirai decisamente meglio se hai iniziato a farli, appunto, da quando abbiamo iniziato questa serie di video, e i tuoi piedi saranno già un po' più reattivi, anzi molto più reattivi, e quindi anche qua mi raccomando, stai bello brillante, stai bello alto e cerca di farli assolutamente bene. Finiti gli ostacoli, ci mettiamo le nostre scarpe ghiodate e facciamo 4 volte 30 metri con 2 minuti di recupero. Come sempre facciamo il primo bello brillante, poi cerchiamo di aumentare sempre di 30 metri in 30 metri fino a fare l'ultimo, fare un bel sub massimale. Dopodiché ci facciamo due serie da 3 60 metri prendendo 3 minuti di recupero tra i 60 e 6 minuti tra le due serie. Qua devi spingere forte al 95%, cioè è chiaro che i 3 minuti ti basteranno per recuperare, poi quando cominci a arrivare al quarto, quinto, sesto sarà un po', ti stirebbe di più, ma e qui appunto entra in gioco quello che è l'elemento, quindi vai e spingi bene fino alla fine. Dopo aver fatto i 60 metri ci prendiamo 12 minuti di recupero, 12, e ci facciamo un bel 200 metri. E questo 200 metri ce lo facciamo a palla, quindi devi tirare di una bella sarassata, cerca di partire e distribuire bene le forze. Se vuoi in questo video ti spiego come distribuire bene le forze su 200 metri, è chiaro che non è che puoi partire a palla e finire a palla, cioè, già anche gli atleti professionisti che corrono in 19 già distribuiscono bene, quindi è chiaro che da loro le percentuali variano in modo minore che se con uno che corre in 22, 23, 24, 25, 26 secondi. Quindi le forze vanno distribuite in un 200, quindi parti bene, mi raccomando, poi cercare di avere una fase di floating, almeno 50 metri di fase di floating, 20 metri, 30 metri, 50 metri, 100 metri, dipende da che livello sei, da come sei, però una volta che raggiungi la velocità massimale devi andare in floating, cioè quindi correre veloce ma stare rilassato, questo è fondamentale. E poi gli ultimi 50, 60, 80 metri spari poi tutto quello che hai, un po' come la finale di Mennea a Mosca nell'82, che se non hai visto il video guardatelo su YouTube perché è veramente una progressione impressionante del grande Pietro Mennea.
Perfetto, e dopo di questo ci facciamo un cool down, che ne siamo nell'ultima settimana, anche il cool down è importante, lo facciamo, quindi fai 2 minuti proprio di jogging tranquillo, ti fai ancora un po' di stretch dinamico, un po' di mobilità, mi raccomando, e poi vai a casa e quello che ti consiglio è di farti una doccia fredda di almeno 2 minuti. Se non vuoi farti la doccia fredda di tutto il corpo, almeno falla alle gambe, questo ti aiuta un sacco a recuperare, perché aiuta la circolazione del sangue, quindi tutte le tossine che rimangono nelle gambe vanno via velocemente, e quindi dopo una bella doccia fredda ti senti allenato, potresti già andare a campo a fare un altro 200 a cannone. Ma stiamo tranquilli e facciamo l'allenamento secondo allenamento, andiamo al campo, facciamo il nostro warm up, il nostro stretching dinamico e mobilità, dopodiché facciamo della palla medica, prendiamo la nostra palla medica e facciamo dei bei esercizi di palla medica, così ce li facciamo un po', c'è un po' di forza esplosiva come la palla medica, che è uno strumento che adoro e ti invito assolutamente a utilizzare in tutti i modi possibili con cui si può usare appunto la palla medica. Dopodiché ci facciamo del traino, facciamo del traino e facciamo 6 volte 30 metri con 2 minuti di recupero, perché qua facciamo un 80-85%, quindi ti invito a parti bene i primi 2 passi, mi raccomando dritti, mi raccomando i primi passi devono essere dritti, soprattutto quando fai il traino, anche quando fai il traino, cioè, è chiaro che è più difficile perché c'è il peso dietro, quindi tendi ancora ad andare a destra e a sinistra. Ma proprio qui, anche qui impari la tecnica. Uno, se fai i piedi dritti è più efficace, primo. Secondo, se corri dritto quando fai il traino, quando non ce l'hai, corri, sei un geometra, no? Quindi corri ancora più dritto. Quindi mi raccomando che quando fai il traino, soprattutto i primi passi, quello è fondamentale, pam! Partire proprio e mettere il piede davanti, proprio davanti e dritto, che è fondamentale. Perché è inutile che tu parti in destra, a sinistra, che non ti fai una... Lascia stare, lasciali fare agli altri, che se vogliono fare così, lasciali fare così, ma tu fai dritto e metti i piedi ben dritti. Dopo i 30 metri ci facciamo 4 volte i 50 metri con 3 minuti di recupero. E anche qui partiamo forte, stiamo poi, cerca di stare bello alto, stare avanti con il bacino, quando corre stare bello alto con il bacino, e anche qui sono un 80-85%. Finito il traino, togli il traino, metti le scarpe grate, mi raccomando il traino fallo con le scarpe normali, non hai bisogno di chiodate, se vuoi fare quello che date, fallo con le chiodate, ma consiglio, fallo con le scarpe normali. Quindi metti le schierate, ci facciamo 4 volte i 30 metri a satarran, proprio a belli brillanti, belli a canna. Chiaro, prima magari fanno un attimo tranquillo che devi assettare da quello del traino, senza comunque si è raggiunto, cioè si è allenato già con il traino, fino a se sei arrivato qui, ti sei già allenato col traino, quindi sai che appena togli il traino ti senti, ti sembra di volare, quindi hai le gambe che volano, e quindi tra un attimo ti tenere sotto controllo le turbine, e quindi ti fai fare 4 volte i 30 metri belli forti, dopodiché ti fai 3 volte i 60 con 4 minuti di recupero e dai tutto quello che hai. E già qui oggi dovresti fare già degli ottimi tempi, probabilmente fai anche già i tuoi personali. Finiti i 60 metri facciamo 4 volte i 200 metri con 1 minuto di recupero in proprio tranquillo al 60%, 60-65%, quindi con tempi che sei fortissimo li fai in 32, se no andiamo in 38, 40, 42, anche 46, devi proprio andare tranquillo e alla fine sudare un po', insomma, devi lavorare un po' di una buona attività cardiocircolatoria, però devi stare tranquillo, devi sentire alla fine questo allenamento, devi sentirti assolutamente bene. Allenamento numero 3, questo è uno dei miei allenamenti preferiti perché amo la distanza che andiamo a fare e poi ci divertiamo perché qua andiamo veramente forti. Quindi facciamo il nostro warm up, cioè i soliti stress dinamico, mobilità, le drills, mi raccomando drills, dopodiché ci facciamo della corda, diciamo almeno oggi facciamo 300 balzelli di corda, quindi fai magari 6 serie da 50 in cui cerchi di stare bello attivo, fai con un piede, due piedi, un po' di drills, un po' di skip,
Dopodiché ci mettiamo le chiodate, facciamo 4 volte 30 metri con 2 minuti di recupero. E dopodiché ci facciamo 3 volte i 150 metri con, dopo il primo 150 metri prendi 8 minuti di recupero, dopo il secondo 150 metri ne prendi 12. L'intento è di fare il primo al 90%, il secondo al 95% e l'ultimo al suo massimale, praticamente dai tutto quello che hai. Quindi i tempi vanno, sono leggermente in progressione ed è un allenamento assolutamente divertente che ti consiglio, anzi in questo video poi ti spiego poi le dinamiche come vuoi, anche se poi i tempi di recupero poi possono variare, puoi anche se proprio ti senti bene puoi anche fare 12 e 16 minuti di recupero, dipende un po' da come sei, però quello che ti consiglio 8-12 è già ottimo, quindi se poi proprio vuoi, ti senti benissimo e vuoi proprio sparare tutte e tre a cannone, allora fai 12 e 16 minuti di recupero. Allenamento numero 4, oggi andiamo in campo, al campo e ci facciamo il nostro riscaldamento, ci facciamo stretch dinamico, mobilità e i nostri drills, dopodiché ci dirigiamo verso la buca del salto in lungo e la pedana del salto in lungo e facciamo 8 volte i balzi in buca. Dopo di aver fatto 8 volte i balzi in buca ci facciamo balzi e balzelli, mi raccomando cerca di fare delle belle serie, stare proprio bello attivo oggi. Dopodiché ci facciamo 3 serie da 3 di balzi rana verso l'alto e 3 serie da 3 di balzi rana in avanzamento, mi raccomando. Dopodiché facciamo le divaricate sagittali, prima col salto, quindi ne facciamo 3 da 12 col salto, dopodiché ne facciamo 3 da 20 in avanzamento. Dopo aver fatto le divaricate sagittali ci facciamo 12 volte gli 80 metri con 30 secondi di recupero proprio al 70%, 70-75%, quindi devi fare un allungo bello brillante, avrai un po' di fiatone, 30 secondi e torno indietro, e ne fai 12. Mi raccomando, quando è così poco di recupero è fondamentale, che non è che poi, cioè, 80 metri, se poi vuoi tornare al punto di partenza, cioè alla fine fai il doppio, no? Cioè, è abbastanza un controsenso, quindi mi raccomando, quando fai gli 80 metri poi li fai uno, recuperi, torni indietro, recuperi e torni indietro, mi raccomando, anche questo te lo consiglio fondamentalmente in tutte le prove quando hai poco recupero, e quando hai tante prove di fare sempre avanti e indietro, perché camminare durante l'allenamento dobbiamo cercare di camminare il meno possibile perché ti imballa le gambe, quindi noi vogliamo essere veloci, il recupero cerchi di farlo stai in piedi e ti muovi un po' le gambe, oppure puoi anche sederti un attimino, mi raccomando con le gambe sempre sdraiato, mai sedersi, soprattutto sulle stanghe, quello mai, se volendo, se proprio vuoi sederti un attimino quando recuperi, ti sdrai e ti sdrai un po' con le gambe così, oppure tirarsi, no? E te le sciogli un attimino, così sei pronto poi per la prossima prova, ok? Perfetto, questo era il quarto elemento, andiamo con l'elemento numero 5. Dopodiché facciamo della pliometria, mi raccomando, fare esercizi di pliometria, dopodiché facciamo assolutamente degli esercizi di forza esplosiva, mi raccomando, quindi deve essere proprio brillante, deve essere il pick up, quindi prima di energia e farli assolutamente bene, solo così funziona. Poi prendiamo il nostro traino, ci facciamo 8 volte 50 metri con 2 minuti di recupero e li facciamo proprio tranquilli, al 60%, fai delle belle ripetute, proprio spingi tranquillo, 60%, 70%, proprio tranquillo adesso, non è ancora il momento di andare a casa, adesso devi essere abbastanza tranquillo. Dopodiché ti levi il traino, ti fai 3 volte i 300 metri con 90 secondi di recupero, anche qui tranquillo, al 60%, quindi con tempi che possono variare dal 54 al minuto, al minuto 6, al minuto 12, deve essere proprio, devi fare la counter 300 proprio tranquillo e sudare un pochettino il fiatone. E con questo abbiamo finito, questo era l'ultimo allenamento delle 6 settimane intense in cui abbiamo lavorato tanto per diventare più veloci e adesso abbiamo finito, quindi adesso bisogna fare dei test, quindi andiamo a fare dei test
il giorno dopo, quindi mi raccomando, le tempistiche sono abbastanza, sono parecchio importanti. Dopo che hai fatto questo allenamento, riposi un giorno in cui non fai assolutamente nulla. Il giorno dopo, cioè quindi 2 giorni dopo aver fatto questo allenamento, vai al campo, ti fai un bel riscaldamento, qualche allungo, 4, 5, 6 allunghi, magari un pochettino di corda, 200 balzelli di corda, basta. Con questo vai a casa, il terzo giorno riposi, mi raccomando, e il quarto giorno puoi andare in pista e qua facciamo il primo test. Quindi mi raccomando, ti fai un bel riscaldamento, quindi con tanta mobilità, tanto stretching dinamico, e cerca di fare anche qualcosa di reattivo, ti consiglio di fare della corda, ma anche qualche esercizio tra gli ostacoli va benissimo, i nostri drills, e poi cominci a scaldarti e fai 3 volte i 30 metri, uno più veloce dell'altro. E a questo punto devi sentirti, quando ti senti bello caldo, bello pronto, facciamo il primo test. E quindi cominciamo con un 30 metri in cui lo fai dando il 124%, e lo fai a palla prendendo il tempo, ancora meglio se hai le fotocellule, e ti prendi il tempo. Poi vediamo, già qui puoi vedere la differenza tra prima e dopo, quindi quanto ti sei velocizzato prima di fare questa serie di allenamenti di 6 settimane, velocizzati in 6 settimane. Dopo i 30 metri prendiamo 4 minuti di recupero e ci facciamo un 60 metri. Anche questo 60 metri lo fai fortissimo, più forte che puoi, lo fai a palla, e anche qua ti prendi il tempo, vediamo poi se hai fatto dei 60 metri prima di questo, di aver fatto questo allenamento, poi vediamo quanto ti sei migliorato. L'ultima prova di oggi, ti prendi 8 minuti di recupero, mi raccomando, nel recupero ti stai sempre per terra, gambe sdraiate, fai un po' la candela, quindi sciogli bene le gambe, e prima di partire mi raccomando, cerca di fare qualche saltello per riattivare bene le gambe e ti fai un bel 100 metri a palla, vai bello forte, mi raccomando, corri, spingi bene nel drive in partenza, e quando sei nella fase lanciata stai bello alto, cerca il terreno, e mi raccomando, avanti col bacino, gioca bene con le braccia, la testa bella appoggiata dietro, e vediamo che tempo fai, poi magari sappimelo dire, che io sono molto curioso. Perfetto, per oggi direi che basta, poi ti fai magari un cool down, quindi ti fai 2 giretti di campo, dopodiché fai ancora un po' di mobilità e soprattutto stress dinamico. Poi il giorno dopo riposiamo e 2 giorni dopo ci facciamo un bel test, se ti interessa, appunto io farei un bel test sui 200 metri, ma puoi farlo anche sui 300 metri, sulla distanza che vuoi testare, però la distanza più lunga aspetta, quindi fai prima le distanze brevi e poi fai un giorno di riposo e poi fai un test su 200, 300, 400 metri, quello che preferisci. Mi raccomando, qua un bel riscaldamento, anzi ti metto un po' anche come riscaldarsi prima di un 200 metri. Mi raccomando, scaldati bene, quando ti senti proprio bene, che dici adesso parto e riesco a tirare giù un bel tempo, parti, e anche qui magari fammi sapere com'è andata, che tempo hai fatto e quanto ti sei migliorato, che mi fa assolutamente piacere quando ricevo le vostre mail, i vostri commenti o anche su Facebook. Io vi ringrazio, sono veramente commosso, così. Ti ricordo, dico appunto, adesso mi devo ricordare la mail è runfast@fastandfit.de, se vuoi qualsiasi cosa, se vuoi consigli, se vuoi salutarmi, per qualsiasi cosa contattami, io sono felice, io rispondo assolutamente a tutti. Il mio invito è anche a visitare sia il mio sito, che è in tedesco, però c'è il traduttore, quindi puoi anche tradurre in tutte le lingue, che è fastandfit.de, però c'è anche il sito italiano, che è web-atletica.it, e lì trovi un sacco di articoli, sia me che non, che riguardano l'atletica, la psicologia, il mental coach, l'alimentazione anche. E
naturalmente anche notizie di atletica in generale. Poi abbiamo lo splendido forum, che ti invito appunto ad iscriverti, magari a partecipare al forum, così possiamo chiacchierare anche direttamente di atletica, allenamenti e tutto ciò che concerne questo fantastico mondo della corsa e dell'atletica leggera, della regina degli sport. Perfetto, non mi resta che di augurarti buoni allenamenti, buoni test, e se ti è piaciuto il video clicca mi piace, vuoi iscriverti al mio canale, io sono veramente contentissimo, ringrazio tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!